Uomini e donne, Armando Incarnato fa i complimenti a Ida Platano. Cristina Tenuta la prende malissimo. L'ultima stagione di Uomini e Donne si è appena conclusa, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Secondo molti, infatti, nelle ultime ore sarebbero volate accuse e velenose frecciatine sui social tra alcuni protagonisti del parterre over del dating show di Canale 5. Frecciatine a distanza tra alcuni volti del parterre over. Volano frecciatine a distanza tra tre protagonisti indiscussi del parterre over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Armando Incarnato, Ida Platano e Cristina Tenuta. Tutto è nato quando l'ex tronista ha ricondiviso l'intervista rilasciata da Armando al magazine del dating show di Maria De Filippi ringraziandolo pubblicamente. Grazie al mio amico Armando per le sue parole, ti voglio bene, grazie. Immediata la reazione dell'ex cavaliere del parterre over che ha colto l'occasione per replicare alle critiche e puntare il dito contro alcune dame e cavalieri, che secondo lui non si sono mai schierati dalla parte della bresciana. Ida è una ragazza a cui voglio davvero tanto bene. È da apprezzare punto e basta, ma perché per caso c'è qualcuno che ha il coraggio di dire il contrario? Dove ha sbagliato sta ragazza? Fatemi capire, solidarietà femminile nei suoi confronti pari a zero. Perché anche le donne sono arrivate ad un punto di utilizzarla solo per visibilità. Protezione e tutela da parte degli uomini, non ve lo dico neanche. Là dentro ognuno si è fatto i CA asterisco asterisco i suoi, ed io dovrei restare in silenzio? Adesso le pubblico io le storie. Anzi, adesso sapete che faccio? Adesso la vado proprio a trovare. Se da una parte ci sono Ida e Armando, che non perdono mai occasione di supportarsi a vicenda, dall'altra c'è Cristina Tenuta, che ha sempre avuto un rapporto burrascoso con l'ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne. La dama, infatti, è intervenuta sui social lasciandosi andare a quella che, a molti fan della trasmissione, è sembrata una chiara frecciatina proprio ai due amici. Comunque ragazzi miei, siamo veramente messi male male. Perché c'è gente che, oltre a non conoscere il significato della parola amore, non conosce il significato della parola amicizia. Ma anche lealtà, onestà, sincerità, reciprocità. A molti, tutto questo, è sconosciuto. Quindi consiglio loro di aprire un attimo il vocabolario.